Presidente, finalmente una fiera del libro a Firenze, si è detto non accadeva dagli anni 30, ma Firenze ha delle signore case editrici. E io che vedo Firenze nella dimensione della città che fu capitale d'Italia 155 anni fa e contemporaneamente fu la capitale dell'editoria, su Firenze arrivarono editrici, case editrici da Torino, da tutte le parti d'Italia, e la storia dei Barbera, dei Lemonnier è una storia che ha accompagnato per decenni Firenze come capitale dell'editoria. Non potevano avere una rassegna per le case editrici, una dimensione di salone del libro che naturalmente parte con modestia, parte con la consapevolezza che non c'è un appuntamento di questo genere da decenni a Firenze, ma questa città non poteva farne a meno. E devo dire che stamani sono soddisfatto perché vedo in questi lunghi corridoi case editrici importanti, ma anche case editrici apparentemente di nicchia, ma che lo fanno, svolgono il loro lavoro con tanta passione e con tanto entusiasmo. E ricordiamo che proprio la presidenza Gianni al Consiglio regionale sta portando molti libri sul territorio, anche in presentazione proprio in Consiglio. Ma io sono convinto di questo, perché il libro è uno strumento fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni. Altro che strumenti del computer, dell'informatica o PlayStation. Noi dobbiamo educare i nostri figli e le nuove generazioni a vedere sempre, costantemente nel libro lo strumento per un arricchimento e una crescita interiore e nei rapporti sociali. Quindi tutto ciò che serve per promuovere il libro ben arrivato.